Il cielo della notte è come una macchina del tempo. Quanto più guardiamo lontano nell'universo, tanto più torniamo indietro nel tempo. Quello che vediamo nel cielo della notte è solo una piccola frazione del contenuto dell'universo. Per la maggior parte, energia e materia oscura. Sappiamo che esiste, ma la sua natura ci sfugge, almeno per ora. Non più offuscati dall'atmosfera, spesso eccessivamente inquinata, telescopi e altri sensori sono in grado di ottenere dall'orbita immagini più chiare, grazie ai progressi della tecnologia e dell'ingegneria. Negli anni 60, i satelliti hanno iniziato a esplorare il cosmo che ci circonda, guardando oltre la luce visibile, fino agli ultravioletti, gli infrarossi, i raggi X e persino i raggi gamma. Come lo stesso universo, la nostra comprensione dei suoi inizi, la sua formazione, la sua evoluzione e il suo futuro continua costantemente a progredire. Negli ultimi due decenni del XX secolo, gli Stati Uniti e altri paesi hanno messo in atto programmi di ricerca sempre più impegnativi, utilizzando telescopi più grandi e avanzati, piazzati in orbita intorno alla Terra. Per centinaia o migliaia di anni, l'uomo ha pensato all'universo come a qualcosa di statico. Guardando al cielo stellato, avresti creduto che le cose non cambiavano poi granché. Per molto tempo l'universo è stato qualcosa di statico, ma adesso sappiamo che non è vero. L'universo è qualcosa di molto dinamico, dove succedono continuamente delle cose. Si può dire che in ogni secondo abbiamo da qualche parte dell'universo una gigantesca stella che esplode. E noi dobbiamo trovarla. Dobbiamo avere gli strumenti in grado di registrare anche questi eventi. Il Cosmic Background Explorer, o COBE, ha iniziato a fissare i contorni dell'universo mappando le radiazioni cosmiche di fondo rimanenti dalle prime fasi della sua vita. Il suo successore, WMAP, ha creato la mappa più dettagliata di quel primo universo. Dato che quella luce ha impiegato oltre 13 miliardi di anni per raggiungerci, quello che vediamo adesso è l'aspetto che aveva l'universo 13 miliardi di anni fa. Si tratta quindi di un'immagine fossile di quel primo universo. E come i fossili vengono utilizzati per studiare il passato, noi utilizziamo quella luce per studiare com'era l'universo nei suoi primi passi. Come potete vedere, qui si notano delle macchie blu e delle macchie rosse, che corrispondono fisicamente a delle aree più fredde e più calde del cielo. E più precisamente, questa alternanza di aree fredde e calde compone l'immagine della fase seguente al Big Bang. Considerando la portata dei tempi di cui stiamo parlando, è davvero incredibile l'accuratezza del quadro che abbiamo tracciato dell'universo. Ed è stato relativamente semplice collegare i vari tasselli del puzzle grazie a tutti i dati che la cosmologia ha raccolto in questi ultimi anni e che ci hanno praticamente messi in condizione di conoscere il cosmo come il nostro giardino di casa. Il satellite Planck dell'ESA si è unito da poco alla flotta, aumentandone molto le capacità, e insieme sono stati in grado di mappare vaste regioni grazie a diverse lunghezze d'onda, consentendo agli astronomi di conoscere dimensioni, forma e età dell'universo conosciuto. Appena 370.000 anni dopo la nascita dell'universo con il Big Bang, tutto l'esistente era un plasma caldo, simile alla fiamma di una candela. Protoni ed elettroni, raffigurati in rosso e verde, rimbalzavano senza sosta, generando luce. Le particelle di luce chiamate fotoni, raffigurati in azzurro, non potevano andare lontano senza collidere con un elettrone. Mentre l'universo si raffreddava, protoni ed elettroni iniziarono ad unirsi, formando atomi di idrogeno, rendendo la luce libera di viaggiare, cosa che ha fatto fin da allora, da prima della nascita delle prime stelle, e dopo l'inizio della loro formazione. Mentre l'universo si espandeva, i fotoni perdevano energia e cambiavano colore, attraversando ammassi di galassie. Ora la traiettoria dei fotoni veniva influenzata dalla gravità
di questi ammassi. E di tanto in tanto un elettrone, qui raffigurato in verde, poteva collidere con un fotone cambiandone la traiettoria. Più era la materia, più aumentavano le sollecitazioni dovute alla gravità e alla massa. Questi fotoni hanno viaggiato per 13,8 miliardi di anni, prima di raggiungere gli strumenti del Planck, morendo di morte gloriosa, dopo aver fornito le informazioni raccolte attraversando l'intero universo ai nostri strumenti e permettendoci di tracciare questa splendida mappa dell'universo. I diversi telescopi spaziali hanno sensori tarati su lunghezza d'onda multiple dello spettro elettromagnetico. Dalla luce infrarossa vicina e lontana, attraverso le frequenze visibili e ultraviolette, ai raggi X, gamma e a quelli cosmici. Tutto questo per rivelarci aspetti unici della costituzione delle stelle, delle nebulose, delle galassie e dei bizzarri blazer e buchi neri. È comunque certo che per il grande pubblico il primo attore di quest'ultima generazione è senza dubbio il telescopio spaziale Hubble. Nei suoi 25 anni di servizio in orbita, Hubble ci ha trasmesso alcune delle più straordinarie immagini del cosmo, mentre procede a ritroso nel tempo grazie alla luce visibile e agli infrarossi. Una ragione della sua lunga vita operativa sono state le numerose missioni di manutenzione che gli hanno permesso di studiare con risultati incredibili i corpi celesti per lunghi periodi di tempo. Stelle neonate che emettono fasci di materia nelle circostanti regioni di stelle in formazione. Note come gli oggetti di Herbig-Haro, questi oggetti supersonici possono essere seguiti mentre cambiano forma in tempi molto brevi. Se vedete solo una singola foto di Hubble, potete interpretarla in modo molto diverso. Ma essendo operativo da tanti anni, significa che di quello stesso evento abbiamo più immagini e questo ci dà un'idea della sua evoluzione. E questo è l'unico modo di ottenere una visione reale delle dinamiche dell'universo. Un buon esempio è la nebulosa Testa di Cavallo, nella costellazione di Orione, ammantata di gas incandescenti. Gli infrarossi possono infatti attraversarla svelandone gli oscuri segreti. Il telescopio Spitzer è uno dei grandi osservatori della NASA. Spitzer è un telescopio agli infrarossi. Significa che può vedere attraverso la polvere che si trova nello spazio. E attraverso la polvere possiamo individuare le nursery stellari e seguire la nascita di nuove stelle. È operativo da circa 10 anni, il che vuol dire 3600 giorni, in cui abbiamo pubblicato 5000 ricerche. Significa che ogni giorno viene pubblicata più di una ricerca con nuovi risultati e nuovi dati forniti da Spitzer, il che è qualcosa di straordinario. Spitzer ha permesso diverse sorprendenti scoperte sul nostro sistema solare e anche oltre. Ha individuato alcune delle più lontane galassie dell'universo. E la sua mappa a altissima risoluzione della Via Lattea ha notevolmente aumentato la comprensione della struttura stessa della nostra galassia. Anche il Giappone e l'ESA hanno lanciato i loro telescopi agli infrarossi che operano a diverse lunghezze d'onda e l'europeo Herschel, in particolare, si è concentrato su grandi regioni in cui si formano le stelle. Siamo molto felici di vedere e comprendere nuovi oggetti celesti, perché stiamo cercando di fare nuovi passi verso la comprensione di come si formano le grandi stelle. E speriamo che Herschel possa rivelarci nuove informazioni su queste stelle nascoste che nascono tra nubi di gas e di polvere e che non sono visibili dagli strumenti ottici, ad esempio. Per questo ci serve Herschel, per individuare queste stelle di nuova formazione. Il prossimo grande telescopio basato nello spazio sarà il James Webb, che è ormai al termine dei collaudi e che dovrebbe essere lanciato nel 2018. Avrà uno specchio primario da 6 metri e mezzo, quasi 3 volte quello di Hubble. Ma anche i telescopi basati a terra lavorano nello spettro degli infrarossi.
C'è molta complementarietà tra lavoro a terra e nello spazio. Dallo spazio, con Hubble, possiamo caratterizzare le immagini e vederle con più chiarezza, mentre da terra si può prendere quella luce e studiandone lo spettro si può individuare lo spostamento verso il rosso delle galassie più lontane e condurre delle osservazioni sugli infrarossi e vedere come questi oggetti celesti appaiono agli infrarossi. Insieme, questi strumenti hanno indagato tra le nubi rimaste dall'esplosione di supernova e assistito alla nascita di nuove stelle. Un altro strumento di indagine nello spettro elettromagnetico a disposizione di astronomi e cosmologi è la banda dei raggi X. Una scoperta straordinaria di questi ultimi 20 anni è che ogni galassia, compresa la nostra Via Lattea, ha un enorme buco nero al suo centro e che quando della materia delle galassie, polvere e gas, cade in questi buchi neri centrali, si irradia e noi possiamo vederla. Ora, se guardiamo la luce visibile nel cielo, vediamo le stelle. Se guardiamo il cielo ai raggi X, vediamo buchi neri. Con i raggi X possiamo vedere oggetti da distanze molto elevate, quindi possiamo indagare sulla stessa struttura cosmica dell'universo. Inoltre, si può indagare sulla distribuzione della materia nell'universo osservando le galassie, i buchi neri attivi al centro delle varie galassie, fino a distanze immense. E tutto questo è molto importante per i cosmologi perché permette di risalire all'origine e all'evoluzione dell'universo. I raggi X vengono assorbiti dalla nostra atmosfera, così i loro rilevatori devono essere posti o a grande altitudine, su un pallone, o in orbita. L'ammiraglia della NASA in fatto di telescopi a raggi X è senz'altro Chandra. Se vuoi trovare dei buchi neri, allora devi usare un telescopio a raggi X. Quello che tendiamo a trovare è un ammasso di galassie con al centro un nucleo galattico attivo, detto anche quasar. Quindi un grande buco nero al centro di una grande galassia, perché mentre l'ammasso è in formazione, la materia tende a cadere verso il centro. Ecco perché le galassie più grandi sono al centro. Quando vedi la potenza di un osservatorio, di un telescopio come Chandra e delle capacità che hanno i loro strumenti, ti rendi conto che possono svolgere compiti che non erano neanche lontanamente ipotizzabili quando sono stati realizzati, perché nessuno ci aveva mai pensato. E molto del lavoro svolto da Chandra rientra in questa categoria. Il telescopio più recente messo in orbita è il New Star ed è in grado di concentrare i raggi X per ottenere immagini molto più nitide. Uno dei suoi obiettivi è quello di redigere un censimento completo dei buchi neri dell'universo. I raggi X hanno rivelato anche i processi esplosivi delle supernova, che erano stati osservati solo a queste lunghezze d'onda. L'ESA ha lanciato il suo XMM Newton per studiare l'evoluzione cosmica e Integral, l'International Gamma Ray Astrophysics Laboratory, alla ricerca delle frequenze di raggi gamma che possono rivelare strutture ignote e nuove fonti di raggi gamma. Integral è un progetto molto importante perché è uno dei pochi che studia i raggi gamma e insieme ad altri satelliti e osservatori basati a terra può ottenere un quadro completo di come evolvono queste stelle. Senza Integral perderemmo un tassello del puzzle. Noi vogliamo scoprire come si producono gli elementi di cui siamo composti. Sono questi gli oggetti celesti che scagliano materiale di ogni genere nell'universo, per poi continuare a vagare nello spazio e noi siamo composti da questi elementi prodotti dalle supernova. Quindi sarebbe importante per noi scoprire dove ha avuto inizio la vita e come si è originata. I raggi gamma hanno la frequenza più alta dello spettro elettromagnetico e rappresentano i più potenti fotoni provenienti dai buchi neri, dall'esplosione delle stelle e persino dalla nostra grande stella, il Sole. In origine si chiamava GLAST. Il Fermi Gamma Ray Space Telescope scruta il cielo intero ogni 3 ore con i suoi raggi gamma ad alta energia, creando la mappa più dettagliata dell'universo che abbiamo mai ottenuto a queste energie.
Quando individua una nuova fonte di raggi gamma, inizia a lavorare in parallelo con il satellite Swift. Quest'ultimo è infatti in grado di mettersi rapidamente in posizione e puntare un telescopio a raggi X e un altro ottico ad ultravioletti per indagare sulla possibile fonte di raggi gamma. GLAST è destinato principalmente a lavorare nella fascia più alta di attività di Swift, in modo da poter condurre le sue ricerche a livelli molto più elevati. E ci permetterà di vedere oggetti celesti più esotici, visibili a livelli energetici più elevati. GLAST e Swift sono diversi tra loro. Swift è un piccolo satellite molto agile che punta qua e là e non guarda a tutto il cielo, ma solo a particolari oggetti. GLAST si concentra invece su raggi gamma più potenti, scrutando il cielo intero. Quando vediamo qualcosa di interessante con GLAST, possiamo chiedere a Swift di controllare con i suoi telescopi e ottenere così ulteriori informazioni. Non sappiamo che cosa accadrà nel prossimo decennio. Speriamo che Swift continui a darci dati preziosi, ma noi sappiamo che Swift continuerà a darci dati preziosi per la sua natura. È stato ideato per questo. Per studiare nuovi eventi mai visti prima e che inevitabilmente accadranno. In orbita c'è un altro tipo di radiazione che viene studiato, i raggi cosmici. Il rivelatore di raggi cosmici da 8 tonnellate denominato Alpha Magnetic Spectrometer o AMS fa parte dell'attrezzatura di bordo della stazione spaziale. I raggi cosmici consistono in protoni, particelle alfa, nuclei atomici di elettroni di elementi pesanti, elettroni, le loro antiparticelle, i positroni e i raggi gamma. Lo studio di queste particelle potrebbe rispondere a domande fondamentali, come l'inspiegabile assenza dell'antimateria e la natura della materia oscura nell'universo. La calibrazione dei positroni è importante, perché quando la materia oscura collide con altra materia oscura, si produce un eccesso di positroni. Quindi le caratteristiche di questo eccesso di positroni possono dare le origini della materia oscura. Circa l'80% della materia nell'universo è invisibile ai telescopi. Questa materia oscura non riflette, né assorbe, né emette luce, eppure interagisce con la materia grazie a influenze gravitazionali che possono essere ricavate dalla velocità orbitazionale delle stelle nelle galassie e anche nei movimenti nei loro ammassi. Eppure, nonostante decenni di sforzi, nessuno sa che cosa sia in realtà questa materia oscura. Questa ricostruzione mostra delle galassie composte da gas, stelle e materia oscura, mentre collidono, formando filamenti dell'universo su larga scala, fornendoci una vista della rete cosmica. Si ritiene che la materia oscura fornisca la cornice di questa rete. Gli ammassi di galassie sono le più grandi strutture soggette alla gravitazione dell'universo. Si crede anche che dopo il Big Bang, l'universo abbia prima rallentato la sua espansione, ma che poi abbia cambiato marcia tornando ad accelerare. Tra le scoperte più importanti per l'astronomia e l'astrofisica c'è quella dell'energia oscura e dell'universo che continua a espandersi accelerando. Quello che i ricercatori stanno tentando di fare utilizzando tecniche molto diverse ed esplorando tutte le lunghezze d'onda è misurare i parametri che caratterizzano l'energia oscura. Con il lancio fissato per il 2020, l'ESA sta attualmente ultimando Euclid, un telescopio spaziale che si spera possa ricostruire gli effetti della materia oscura e dell'energia oscura sull'universo. Ora sto lavorando su Euclid, che è una missione che dovrà mappare l'universo e che sarà fornito di un telescopio estremamente preciso, che dovrebbe poter localizzare la materia oscura, così come dedurre le proprietà dell'energia oscura. Comprendere l'energia oscura ci permetterà di comprendere anche il futuro dell'universo.
È interessante notare come l'energia oscura continui a crescere. Perché? Perché l'universo si sta espandendo. E dentro questo universo in espansione abbiamo più energia oscura. Ora, il fatto è che la materia, quella normale e quella oscura, non si espande, ma si diluisce. Quindi la frazione di energia oscura in confronto alla materia normale sta aumentando nel tempo. Quando l'universo si espande, allora abbiamo un universo di maggior volume, quindi più spazio e più energia oscura. Il principale modello per la materia oscura è conosciuto come Weakly Interacting Massive Particles, noto anche come WIMPs, particelle che volano attraverso l'universo senza neanche entrare in collisione tra loro. Ora, l'idea che due WIMPs possano impattare annichilendosi e formando raggi gamma equivale a pensare che due proiettili possono collidere in uno scontro a fuoco. È molto difficile, ma se ti trovi in un'area circostante ad un grosso buco nero, ci si aspetta che la densità sia molto più alta e quindi anche la probabilità di un annichilimento è più alta, come la possibilità di individuare dei raggi gamma. Nel suo processo teorico, la simulazione al computer di Schnittmann mostra particelle di materia oscura intorno a un buco nero supermassiccio rotante. Tutta l'azione ha luogo nei pressi dell'orizzonte degli eventi di un buco nero, il confine oltre il quale nulla può sfuggire, in una regione appiattita, denominata ergosfera. Al suo interno, la rotazione del buco nero si trascina dietro lo spazio-tempo e tutto viene forzato a muoversi quasi alla velocità della luce nella stessa direzione. A questo punto, le particelle di materia oscura concentrate collidono emettendo raggi gamma, ma solo parte della loro luce ad alta energia sfugge al buco nero. In questo caso, sulla sinistra, dove il buco nero sta venendo verso di noi, dandoci una visione asimmetrica di raggi gamma ad alta energia. Questa simulazione rivela agli astronomi che potrebbe esserci un interessante segnale da intercettare con il progresso dei telescopi a raggi gamma. E secondo Schnittmann sarebbe la prova dell'esattezza del modello WIMP. Per me l'idea che materia oscura e buchi neri, due delle caratteristiche più sfuggenti dell'universo, ci aiutino a spiegare l'una e gli altri, è quasi poetica. In futuro vedremo il lancio di un osservatorio delle onde gravitazionali per studiare la gravità e provare la teoria della relatività generale di Einstein. La missione Athena, che partirà nel 2028, dovrà mappare invece le strutture di gas caldi e ricercare nuovi buchi neri supermassicci. Lo Sloan Digital Sky Survey condurrà invece la più ambiziosa indagine astronomica mai intrapresa e redigerà una mappa tridimensionale di circa 1 milione tra galassie e quasar. L'appena aggiornato Large Hadron Collider del CERN è uno degli strumenti che verrà utilizzato alla ricerca di WIMP e di altre particelle esotiche che potranno aiutarci a spiegare la struttura del cosmo. In seguito, scienziati, astronomi e ingegneri potranno rivolgere la loro attenzione verso altre misteriose teorie avanzate nell'ambito della fisica delle particelle, come le multidimensioni, la presenza di universi paralleli e cosa possa nascondersi oltre l'orizzonte degli eventi. Nel tempo diventeranno queste le nuove frontiere.